Per una settimana le officine Grandi Riparazioni si trasformano in una fabbrica della creatività e delle esperienze digitali, dando anche un senso di continuità con la mostra qui ospitata Fare gli Italiani. Se la mostra racconta i 150 anni di storia trascorsi, il Digital Experience Festival prova invece a immaginare il futuro digitale dell'Italia e degli italiani. Digital Experience Festival è giunto alla sua terza edizione, quest'anno per la prima volta giunge a Torino con l'obiettivo di far crescere questo progetto e farlo diventare un'iniziativa a livello nazionale importante e con un forte presidio su tutto quello che sono la comunità che intorno al digitale ruota, per cui un presidio nell'ambito business, nell'ambito della creatività e del lavoro, che sono due grandi temi che trattiamo all'interno di questa edizione, e anche nell'ambito di come il digitale interviene nella vita quotidiana delle persone. Andiamo ad analizzare il grande tema del digitale, di come è intervenuto nella nostra quotidianità e di come dovrebbe o sta portando un miglioramento alla qualità della vita. C'è un fortissimo interesse in questo momento, in virtù anche di nuovo governo, l'agenda digitale, il tema è al tavolo, diciamo, delle istituzioni, al tavolo dell'opinione pubblica. Siamo in un momento di transito, crediamo che appunto l'obiettivo di questo festival è questo momento di transito rappresentarlo e stimolarlo ulteriormente. La piazza di Torino ci sembrava una bella piazza dove poter fare questo ragionamento. Business, job, people, creativity sono quattro le aree tematiche del Digital Experience Festival più una sezione speciale. Molti incontri, possibilità di confronto, ascoltare le voci di esperti, ma anche ampio spazio alla sperimentazione, soprattutto rivolta ai giovani. La Digital Political Campaign è uno degli esempi concreti che vengono offerti nei giorni del Digital Experience Festival. Digital Political Campaign è un'esperienza nuova, crediamo innovativa, per stimolare lo studio della comunicazione politica. È un workshop che dura 5 giorni. Un modo che noi abbiamo dell'università e anche dello IED di mettere i ragazzi in comunicazione, condividere l'esperienza della comunicazione politica come professione. Sono stimolati appunto dai relatori che abbiamo invitato a creare proprio dei gruppi di lavoro e inventarsi una campagna di comunicazione politica per attrarre giovani e non giovani sulle questioni politiche. E quindi chiediamo ai comunicatori politici di raccontare le loro esperienze, chiediamo loro di condividere il loro know-how, le loro idee. Dovranno creare dei veri profili, c'è un candidato che si chiama Alessandro De Pero, immaginario, che ha un suo profilo, ha una sua storia, i ragazzi lo devono intervistare, gli devono creare i vari profili sui vari social network e devono alimentarli di contenuto. Venerdì 1 giugno verranno presentati di fronte a una giuria che valuterà l'operato dei ragazzi. I social media hanno modificato la professione del comunicatore politico perché regalano una serie di dati quantitativi e qualitativi, quindi parole, numeri, frasi, concetti, pensieri, tali da rendere il ruolo del spin doctor un ruolo non più di sciamano che deve indicare la strada e deve dire al politico in che direzione andare, ma piuttosto deve diventare un ricercatore, cioè una persona che deve leggere i dati che giornalmente vengono forniti da utenti che appassionatamente scrivono, si confrontano, dibattono sui temi della loro città, della loro regione, e sulla base di quei dati indicare una strada che appunto non è più una strada figlia delle esperienze precedenti, ma di come cambia il contesto giorno dopo giorno, di come cambia sulla base delle scelte, sulla base di quello che accade in città, sulla base dei pensieri dell'opinion leader, sulla base dei giornali, sulla base delle televisioni, sulla base di un incrocio di fattori sempre più complesso che rende indispensabile l'uso dei dati per una comunicazione più precisa e più puntuale. Un'altra occasione per mettersi in gioco è quella offerta dal contest Create 24, ma per questo dobbiamo uscire dalle OGR e spostarci nella sede di SEAT Pagine Gialle. SEAT Pagine Gialle è main partner del Digital Experience Festival 2012, ospite del Creativity Contest Create 24 proprio presso la nostra sede di Corso Mortara a Torino, perché la nostra vocazione è fortemente digitale, perché siamo la più grande digital company in Italia. Il tema del contest è la casa come luogo di emozioni, con le tecnologie digitali che diventano veri e propri connettori, non solo di tecnologie ma anche di persone. Anche per questo motivo ci siamo sentiti molto affini a questa tematica. 24 ore filate per creare un concept, un progetto che utilizzi le arti
digitali, video, grafica, fotografia, sound design, eccetera, per esprimere un concetto, per esprimere un tema. Abbiamo avuto 80 ragazzi, persone, professionisti per 24 squadre che si sono sfidati per 24 ore in un clima assolutamente piacevole, perché quando vivi insieme 24 ore sono veramente tante. Tutto si è risolto nelle 24 ore, tutti hanno consegnato i loro lavori, la giuria ci sta lavorando, abbiamo visto cose belle, cose meno belle, cose poetiche, cose più strutturate, e tra poco sapremo anche chi sarà the best. We'll be right back.